per due o tre stagioni è riuscito a arrivare persino in Serie A 1. Colonchi Fabriano, rimessa buona palla a Tony Zino, Lorenzo Capisciocchi, mettiamo subito in campo, quindi il quintetto non cambia di molto, c'è soltanto stato il cambio fra Alfredo Carboni, Morissimo nel primo tempo, e Lorenzo Capisciotti, quindi il detto Faca comprende Cecchini, Capisciotti, Magro, Zino, Uosi. Lo stesso Zino tira fuori e sbaglia, rimbalzo difensivo di Marcel Vestosa che apre per Francescatto, buonissima la palla per Alessandro Boni, toccata da un giocatore Faca e quindi è fuori. Leggiamo il quintetto: Alno Fabriano, Boni, Francescatto, Israel, Marcel, Benevelli, quindi anche per l'Alno Fabriano un solo cambio, al posto di Salvadio c'è Amos Benevelli. Benevelli la linea a tre punti, tira, realizza, inizia subito alla grande l'Alno Fabriano e si porta a 47 punti contro i 53 della Faca, più 6 Faca a Pescara. Capisciotti marcato da Francescatto che tocca la palla e va fuori. Leggiamo un attimo i tabellini della Faca a Pescara, primo tempo Zino 17 punti, Magro 8, Wesley 6, Carboni 14, Cecchini 7, Capisciotti 1, frutto di un 1 su 2 tiri liberi. Capisciotti la linea da due punti, non esita, tira e realizza. Grande Lorenzo, ancora contatto fra Israel e Zino. Leggiamo anche i punteggi per quel gol. Alno Fabriano nel primo tempo, Amos Benevelli 2 punti, con questo realizzato da 5 punti Amos Benevelli, Marcel De Sousa 12, Boni 8, Sevadio 12, ora in panchina Israel 10. Una palla di Israel per Francescatto sotto canestro, subisce un fallo da Lorenzo Capisciotti. Situazione 55-47. Piotto Faca, è passato solo un minuto dall'inizio del secondo tempo. Due tiri liberi, anzi no, sì, due tiri liberi per Antonio Francescatto. Diciamo qualcosa di Benevelli, è uno dei giocatori che ha realizzato, il giocatore italiano che ha realizzato più punti nella Serie A, 5.500 e passa. È il dodicesimo italiano come punti realizzati, mentre è iniziato il gioco e realizzati tutti e due i tiri liberi, 55-49 la situazione. Capisciotti chiama lo schema, vediamo la difesa, una zona molto molto larga, mi pare 1-1-2-2, Capisciotti da perfora e realizza di sinistro, grande Lorenzo, 4 punti per lui in questo secondo tempo. Se non sbaglio la palla è della Faca Pescara. Un buon momento, Lorenzo spinge. È gasato Lorenzo, 57-49 la situazione, 18-31 alla fine del primo tempo. Primo tempo ricordiamo chiuso sul 53-44 per la Faca Pescara, quindi 4 punti realizzati dalla Faca, tutti e 4 realizzati da Lorenzo Capisciotti. Rimesso laterale Ernest Wesley. Lorenzo Capisciotti. Taglio per Zino non sfruttato, Cecchini per Magro che di destra un semigancio realizza, non sbaglia, sembrava corto, poi sembrava stesso per entrare, non è entrato. Marcel De Sousa spinge centralmente in contropiede, finta il tiro da tre punti, la palla scivola a Israel ma la recupera Francescatto, imposta l'azione contro l'uomo della Faca Pescara. Alno forse non abituata a essere marcata sempre uomo, grandissimo Lorenzo, grandissimo, speriamo non si sia fatto male mentre realizza Cecchini. Grandissimo Lorenzo Capisciotti, ha subito una botta al collo, forse fa un po' di fatica a respirare, mi sembra abbia detto che abbia subito un colpo mentre si stava tuffando, si è tuffato forse da Israel, ha subito la botta, non ha molto apprezzato questo interesse del brasiliano verso di lui, comunque si è tuffato con un grandissimo addore, ha recuperato la palla, è dato il 59esimo punto alla Faca Pescara, più 10 in questo momento, 59-49, 17-41 dalla fine. L'arbitro ha fischiato un fallo Ernest Wesley, mi pare il secondo fallo per Ernest. Situazione falli Faca Pescara, due falli Mago, due falli Wesley, due falli Zino, due falli Carboni, un fallo Capisciotti. Amos Benevelli con la palla, tra un nugolo di avversari, scarica per Francescatto, marcato uomo da Lorenzo Capisciotti. Più che positivo il suo esordio fino a questo momento. Francescatto lasciato da solo sul lato destro e riesce a penetrare e fa un mezzo nulla ma non riesce a realizzare. Israel di potenza si fa sentire i rimbalzi, prende, scarica Benevelli che tira e sbaglia. Rimbalzo di Torizino che apre, dovrebbe aprire subito, cambia lato dell'apertura.
ci ha aiutato qualche santo a noi sconosciuto, la palla è sempre nella faca di Pescara, 59-49, poteva aprire sulla sinistra subito per Lorenzo, ha tentato di aprire sulla destra, c'è stato un po' di confusione, comunque la palla è sempre nella faca di Pescara, 17-06 alla fine della partita, 59-49 la situazione. Capisciotti con la palla, subisce un fallo di Amos Benevelli. 36 anni Amos Benevelli, è stato moltissimi anni a Pesaro con la Scavolini, Scavolini sponsor, ricordiamo, tra i più fedeli che ci sia in Serie A, da moltissimi anni sponsor, padrone Walter Scavolini, la faccia pescare, riprende il gioco della Scavolini Pesaro, Giorgio Cecchini da linea da tre punti, sbaglia, rimbalzo offensivo di Torizzino che subisce un intervento pulito di Alessandro Boni sul pallone, è rientrato Servadio, notiamo c'è stato un doppio cambio, c'è in campo anche il numero 18 che fa passi, Giorgio Cecchini per Lorenzo Capisciotti, la palla della faca, non riesce a dare la palla a Lorenzo Capisciotti, comunque non riesce a impossessarsi nell'anno Fabiano, cerchiamo di adeguarci un attimo ai cambi che sono stati effettuati, mi pare sia entrato il numero 18 Lucio Romano, è rientrato Servadio, è uscito Marcello Sosa, contatto fra lo stesso Servadio e Zino, oltre a linea da tre punti, scarica per Giorgio Cecchini che penetra e subisce un fallo, non sappiamo se questo fallo ci sia, fischiato l'arbitro più lontano, comunque ha subito un fallo Giorgio Cecchini, ricordiamo la faccia al Pescara, ha realizzato 5 tiri da 3 punti nel primo tempo, 2 realizzati da Carboni, 1 da Zino e 1 dallo stesso Cecchini, Cecchini che ha sbagliato un tiro da 3 punti in questo momento. Sfruttiamo il primo tiro libero di Giorgio Cecchini realizzato per parlare un attimo della percentuale di tiri liberi di Giorgio Cecchini, 93,8 la sua percentuale, è il primo italiano della Serie A2 nella percentuale di tiri liberi, sbaglia, evento abbastanza raro, uno sbaglio della lunetta di Giorgio Cecchini, è il terzo come percentuale in Serie A2, è il primo degli italiani con 93,8. Amos Benevelli tira sul lato sinistro e realizza, situazione 60-51, più 9 Fagal Pescara, 16-18 alla fine del primo tempo, Luigi Magro, contatto, fallo di Salvadio, forse un po' troppo fiscale, 16-16 alla fine della partita, 16-51, ripetiamo, dimessa laterale Fagal Pescara, situazione falli, 2 falli di squadra Arno, 2 falli di squadra Fagal. Francescato ha 3 falli, mentre c'è una palla recuperata, Ramos Benevelli e un fallo di Giorgio Cecchini, primo fallo di Giorgio Cecchini, numero 11, guardia titolare della Fagal Pescara, 2 cambi pronti, anzi un cambio pronto, rientra il playmaker titolare Francescato, esce il numero 14, Salvadio, tutto questo a 16-06 dalla fine della partita. Quintetto Fagal in campo, Capisciotti, Cecchini, Magro, Wosley, Zino. Stefano Boni molto lontano dalla sua zona, ricordiamo una pivot, Benevelli marcato da Cecchini, tira da 3 punti, un grandissimo tiratore che si scorda di essere, è un tiro abbastanza fiacco. Parliamo su Benevelli, 36 anni. Dopo aver giocato nella Scavolini, come stavamo dicendo prima, ha giocato, mi pare, 2 stagioni nel Benetton Treviso dopo essere arrivato. Non sono sicuro di questo, mi pare la scorsa stagione a Fabiano. Mi pare abbia interrotto anche la carriera per un anno, Amos Benevelli, poi è rientrato. Ennesima rimessa laterale in zona offensiva per la Fagal Pescara, sempre in vantaggio di 9 punti. Ernest Wosley. Capisciotti non ha bisogno del blocco di Tonizzino per accaparrarsi la palla e serve Giorgio Cecchini, che scivola ma riesce a mantenere il possesso della palla, veramente molto difficile da giocare questa partita su questo perché molto scivolato. Ernest Wosley sceglie l'azione solitaria, sbaglia e commette un fallo. Luigi Magro, terzo fallo in attacco sul tentativo di prendere rimbalzo offensivo dopo lo sbaglio di Ernest Wosley. C'è un colpo, ha subito un colpo Francescato in questo momento in panchina. Sta avendo le cuore massaggiatori, mi pare un colpo in pieno viso, non sappiamo né da chi né il tipo di gravità, sicuramente è stato un fallo sotto canestro, ci sono molti contatti che vengono sotto canestro, soprattutto a questi livelli fra giocatori alti più di 2 metri e di una stazza fisica veramente rilevante come 115 kg di Ernest Wosley e gli altrettanti di Israel, una gomitata sotto canestro è una cosa di tutti i giorni nella palla canestro.
è entrato Marcel De Souza, il brasiliano, il sesto capocannoniere della Serie A, mentre è un po' beccato dal pubblico Israel. Israel, ricordiamo, è arrivato a Fabriano 9 giornate dal termine, perché Fabriano aveva molti problemi con gli americani. Fallo di Tonizio, giusto. Tonizio stava per avere una mezza voglia di fare qualcosa che non avrebbe dovuto fare. C'è stato un contatto tra Bonnie e Zino, ha fischiato giustamente il fallo. Forse, non sono sicuro, forse mi sbaglio. Forse c'è stato un fallo in precedenza, sì. Forse un fallo numero 12 Boni. Mentre c'è un cambio, esordio in questa partita di Antonio Guzzone, proveniente dal Brindisi in Serie B1, classe 1965. Antonio Guzzone dà il cambio, come al solito, a Luigi Maglio. Prima del fallo che aveva commesso Tonizzino, evidentemente c'è stato un fallo in precedenza. Anzi no, un fallo di Tonizzino, infatti l'ha rimesso a terra per l'anno Fabiano. Marcel forzando moltissimo il tiro e sbaglia. Rimbalzo di Tonizzino che subisce un colpo alla mano, non fischiato dall'arbitro. E realizza Boni da sotto, ancora contatti fra Zino e Boni. Direzione arbitrale discreta fino a questo momento, forse un po' troppi contatti, ma capitano le partite molto nervose, non dipende dagli arbitri certamente, non possono fischiare tecnici a tutto andare ogni volta che c'è un contatto se i giocatori sono un po' troppo accaldati. Scivola la palla, una scena che abbiamo già visto qui al palazzetto. Con l'umidità Tonizzino sceglie l'azione solitaria e realizza il tiro, tocca sul ferro e perpendicolarmente sale in aria e riscende sempre perpendicolarmente, scusate, e realizza. 62-53 la situazione, più 9 fa che Pescara quando sono passati qua 5 minuti e mezzo nel secondo tempo. Marcel De Souza marcato da Guzzone, Guzzone fa un fallo non fischiato dall'arbitro, succede un macello. Molto contatto sotto canestro, Tonizzino esce fuori campo con la palla in mano. È uscito di campo vicino a una ragazza molto carina, non sappiamo quanto abbia cercato questo, forse no, o forse sì, conoscendo Tonizzino. Ragazza molto carina, comunque lasciamo perdere, torniamo alla partita, 14-13 alla fine, tacca più 9. Praticamente è stata fischiata l'immessa laterale perché, come da regolamento, Tonizzino è uscito con la palla in mano, anche se è uscito per via di una spinta. Isler tenta di consegnare la palla a Romano, cambio di Francescato, Romano con la palla, numero 18. Pochissimi minuti per lui in questa partita, taglio di Marcel, ben colpato da Guzzone, Romano oltre agli altri punti, Marcel da 3, un fallo, fallo in attacco, Isler. Situazione falli, 5 falli paga Pescara, parliamo di falli di squadra, 4 falli allo Fabriano. Lorenzo Capicciotti con la palla, Antonio Guzzone non riceve, riceve invece Tonizzino che tira molto a parabola e realizza un tiro su cui non avrei scommesso neanche 10 lire, visto la stranissima parabola che Tony aveva fatto effettuare alla palla. Comunque ha realizzato, 64esimo punto Faka, Faka più 11. Cerca la posizione sotto canestro Alessandro Boni, la trova ma non trova il canestro. Tonizzino perde la palla, la recupera Wozni che apre il contropiede, bellissimo per Cecchini, scivola la palla, azione molto confusa, veramente i giocatori stanno facendo i salti mortali, Giorgio Cecchini in particolare, un gioco veloce come il suo non è certo premiato, passi giusti. Marcel tenta di servire al volo con al volo Romano, non cambi all'ultimo momento e cade con la palla in mano, giusto il passo fischiato all'arbitro. Sempre la faga, più 11-13-12 alla fine del primo tempo. Dicevamo, il gioco di Cecchini è certo premiato da questa umidità, sia nel parquet e dalla scivolosità della palla. Quindi le palle perse che risulteranno nell'effetto di Cecchini sicuramente non saranno dovute alla sua incapacità. Grandissimo Giorgio Cecchini in tutte le altre partite, in queste partite si sta sacrificando per il bene della squadra, poteva avere dalla sua un buonissimo punteggio, ha perso qualche pallone come abbiamo detto, non per colpa sua. C'è una zona, un 2-3 dell'anno Fabriano, vediamo come reagirà la Faga Pescara a questo cambio difensivo. Capisciotti per Cecchini, Guzzone quasi solo sotto canestro, cerca la posizione e realizza, grande Antonio,
primi due punti e primo tentativo realizzato per Antonio Guzzone, che va subito a marcare Marcello Sosa fallosamente. Giusto il fallo fischiato dall'arbitro, situazione più 13 fa Capescara, 66-53. Ancora in panchina Alfredo Carboni, attore di uno strepitoso primo tempo con 14 punti, sostituito più che degnamente da Lorenzo Capesciotti. E tiri liberi Marcello Sosa. Realizzato il primo tiro libero da parte del brasiliano. Ha giocato anche un anno a Caserta, il suo primo anno in Italia l'ha giocato a Caserta, Caserta che portò alla finale scudetto, mi pare. Comunque 12-40 alla fine della partita, Faka più 11, sempre la zona all'anno Fabiano, Ernest Rosli, Guzzone solo sotto canestro, realizza, grande Antonio, un po' addormentata la difesa dell'anno Fabiano. Ricordiamo, abbiamo incontrato l'anno Fabiano in precampionato, parlandone con Luigi Magro, temeva molto questa squadra, specialmente Luigi, visto che in precampionato, mentre c'è un fallo di Tonizzino, il terzo sul tentativo da parte, mi pare, di Benevelli di servire Boni. Dicevamo, l'anno Fabiano ha fatto una grandissima impressione alla Faka Boscara, Luigi Mago in particolare, Luigi Mago che sta rientrando in questo momento, vediamo a chi darà il cambio, probabilmente non Aguzzone, forse Tonizzino. Quarto fallo di Tonizzino, non il terzo, esce Toni, buonissimo in tutta questa partita, dopo che nella partita precedente con la Cuchi era praticamente scalito nella ripresa dopo un buonissimo primo tempo. Rientra Luigi Mago, l'anno Fabiano che in precampionato, come stavamo dicendo, aveva dato una serie di lezioni alla Faka Pescara, una squadra molto in forma che è un po' scemata, parlando di forma, dopo la seconda giornata. Situazione 68-57, Faka più 11, penetrazione a sinistra di Lorenzo Capesciotti. La stessa cosa che ha fatto Israel, l'ha fatta Guzzone nel secondo tempo. Deve stare un po' antipatico al giocatore di questo fallo, visto che tutti lo vogliono tirare giù. Comunque, parliamo della grandissima azione che ha fatto sul lato sinistro, penetrazione sinistra con tiro con la mano destra di Lorenzo Capesciotti, che realizza anche tiro libero supplementare. Molto incitato dal pubblico in quanto il ragazzo pescarese, 71-57 la situazione, 12-3 alla fine del primo tempo. La Faka non ha mollato assolutamente niente in questa ripresa, mentre c'è Marcello nella linea a tre punti che sbaglia. Vediamo il rimbalzo di Mago, che lo strappo si palleggia sul piede. Io ho visto il piede di Mago, comunque l'arbitro ha visto il piede del giocatore dell'anno. La palla della Faka a Pescara, Faka alla più 14, massimo vantaggio della partita 11-47 alla fine del primo tempo. Grandissimo Giorgio Cecchini, realizza e porta a 73 la Faka a Pescara in vantaggio più 16. Rimbalzo offensivo, la palla finisce per Salvadio che commette passi. Cerchiamo di rimanere calmi. Chiaramente la Faka, mentre mi pare ci sia un time out, non si è ben capito, sì, un time out. Tamat Faka Pescara, 11-19 alla fine del primo tempo, situazione 7-4 Faka Pescara, 74-57 Anno Fabriano, 57. Quindi la Faka in vantaggio di 17 punti, che invece di vedere scemato il suo passivo come è successo nella partita precedente, ha visto i suoi 9 punti di vantaggio nel primo tempo trasformarsi in 17, a 11-19 dalla fine del primo tempo, della partita, scusate. Leggiamo un attimo le percentuali, la media partita per calcolare i punteggi della Faka Pescara, Guzzone a 5 punti e mezzo a partita, Carboni 11,4, Balugani 4 punti a partita, Andrea Balugani ancora non è entrato in questa partita, Capesciotti 2 punti a partita, ne ho già realizzati 7 mi pare in questa partita, se non 8, 8 sì, per Lorenzo Capesciotti. Giorgio Cecchini, secondo cameriere Faka, con più di 13,5 punti a partita, Magro 8,8 punti a partita, Ernest Rosli 10,6, Tonizzino 28,4, come abbiamo detto, terzo capocannoniere, serie a 2. Lorenzo Capesciotti marcato a uomo da Romano, è passato a uomo tutta la formazione dell'anno Fabriano. Lorenzo Capesciotti, serve Ernest Rosli marcato molto aggressivamente da
Israel Andrade, Luigi Magro sotto canestro che realizza tabellone. Buonissimo Luigi, la Faga si porta a 76 e a 19 punti di vantaggio. 10-51 alla fine del primo tempo. C'è Israel con la palla. C'è Servadino fuori che sbaglia, c'è un rimbalzo difensivo di Guzzone che lo strappa e scivola. Forse c'è un passo, l'arbitro non lo fischia. Forse il coach ha in mano il colpo del capo, la Faga Pescara con la palla a Lorenzo Capisciotti a 10-26. Molto molto tempo ancora da giocare, Servadio ruba palla. Fallo di Giorgio Cecchini, secondo fallo per Giorgio Cecchini. Siamo a metà del secondo tempo. La Faga ha effettuato un buonissimo parziale, 76-57 la situazione. Dalla lunetta all'anno Fabiano con il numero 14 Selvadio. Non hanno mollato niente i giocatori della Faga Pescara malgrado il grande vantaggio. Primo tiro libero sbagliato, ha diritto no, chiaramente. Allora, ricapitolando, Selvadio ha a disposizione un 1-1, ha sbagliato il primo tiro libero, ma aveva diritto ancora il primo tentativo dell'1-1 perché c'è stata un'invasione da parte della Faga Pescara. Vediamo se realizzerà il primo tiro. Realizzato, quindi aveva diritto al secondo tiro libero. Intanto l'anno Fabiano si è portato a 58 punti contro il 76 della Faga Pescara. Stavo dicendo, non ha mollato niente la panchina attacca, a grande voce sia Marcello Palazzetti che il secondo Antonio Trullo stanno incitando la Faga Pescara. C'è bisogno proprio di una vittoria netta per riattaccare tutte le nostre speranze per un grandissimo campionato. Fallo di Capisciotti, perde palla, batte il ginocchio, speriamo niente di grave, il ginocchio infortunato di menisco, speriamo non sia niente di grave. Diciamo, l'attacco ha bisogno di una vittoria netta che sciacqui le polemiche di questa settimana e le sconfitte, a parte quella subita al Carnera settimane fa contro la Fantoni, sconfitta trasmessa anche dalla televisione nazionale, sconfitta molto bruciante di 35 punti. Ricordiamo che le altre due sconfitte che ha subito la Faga Pescara le ha subite di un punto dopo un tempo supplementare in casa e di un sempre di un punto, mi pare, no, di due punti, scusate, 80-78 contro la Cookie Mestre proprio all'ultimo secondo, e aveva la palla in mano per pareggiare con un errore arbitrale fischiato. Israel Andrade realizza il primo tiro libero, aveva diritto al secondo, quindi Faga Pescara ha perso due delle tre partite che ha perso per un totale di tre punti, veramente sfortunata. Realizzato il secondo tiro libero, si riporta a una distanza accettabile dall'anno Fabiano, più 15 Faga Pescara, 76-61. Abbiamo passato in questo momento la metà del secondo tempo. Arturo Carboni, buonissima la sua prova, tira, subisce un fallo, non realizza, il fallo è stato fischiato al numero 8, mi pare non è entrato. Non può essere Alessandro Boni perché non si è tagliata la barba nell'intervallo. Leggiamo il numero 8, Silvano Sala, alla metà, classe 1966, quindi 21 anni, proveniente dal giovanile del Cantù, per giocarsi in coppia con quel Corradino Fumagalli, Policino Fumagalli, che adesso il playmaker titolare da Giulio Colombani Folli. Sempre, anche lei in A2, soltanto prima in classifica, 10 punti, punteggio pieno. Proveniente dalle giovanili, è un ala di 2 metri, ai tempi della riunione sarà un buonissimo tiratore, vediamo se confermerà le sue doti. Realizzato il primo tiro libero per Alfredo Carboni, dicevamo di una bellissima percentuale per lui, più o meno che si girava attorno al 90%. Realizzata a fatica anche il secondo tiro libero per la parte di Alfredo, che si occupa di marcare la bomba Romano. Romano penetra e si becca una stoppata di Alfredo Carboni, che sicuramente vorrà videoregistrare. Prima stoppata di Alfredo Carboni in campionato ai danni di Romano. Tentativo abbastanza eroico di penetrazione da parte di Romano, un ragazzo non molto alto. Lucio Romano, 24 anni, 1,83 m, classe 1963, quindi 24 anni per lui. Leggiamo la situazione, 78-62, ha la possibilità Marcello De Sosa col secondo tiro libero di portare l'anno Fabiano a quota 63, ci riesce, sempre più 15 Faga Pescara,
Vediamo se Antonio Guzzini riuscirà a mantenere il possesso della palla, magari l'ha doppiato, ci riesce, penetrazione a Ferro Carboni che scarica per Giorgio Cecchini che non tira. Ha fatto bene, azione giocata, 16 secondi per terminare l'azione e fare gol per Scala. Ricordiamo che ci sono 30 secondi per tirare a canestro per ogni squadra. Luigi Mago da fuori sbaglia, rimbalzo difensivo di Sala che apre per Romano, scivola ancora la palla, scivola anche Cecchini sotto canestro, recupera, palla buona per Israel che realizza, no sbaglia, sbaglia e subisce un fallo di Ernest Wesley. Abbastanza sfortunato il tiro a tabellone di Israel Andrade. Time out per le due squadre, 9:13 alla fine della partita, 78 Faca, 63 Anno Fabriano, 15 punti di vantaggio per la formazione pescarese. Speriamo che stiamo trasmettendo per Telebus regionale e la telecronaca della partita andrà anche per Telecentro Marche. Sta apprezzando sicuramente il gioco espresso oggi dalla Faca, il pubblico del palazzetto dello sport di Via Elettra, abituato solo parzialmente a uno spettacolo di questo genere. Ricordiamo, ha giocato molto bene a Faca Pescara domenica scorsa in casa con la Cucchi nel primo tempo, realizzando 52 punti contro 53 che ha realizzato nel primo tempo. Appunto, con questa coincidenza si temeva un calo fisico, un calo nei risultati. In questo secondo tempo calo che non è avvenuto, anzi c'è stato un ulteriore miglioramento del punteggio, da più 9 la Faca in questo momento è a più 15. 9:13 alla fine del primo tempo, rientrano i giocatori in campo, leggiamo i quintetti, playmaker per la Faca Pescara Alfredo Carboni, Giorgio Cecchini guardia, alla Luigi Mario, alla pivot, entrata a sostituire Tony Zio, uscito per 4 falli, Antonio Guzzone, il nostro pivot è Ernest Wesley che ancora non è uscito, come non è uscito ancora Giorgio Cecchini. Israel Cotto il suo primo tiro libero. Quintetto invece dell'Anno Fabriano, Marcel De Sosa, Israel, Sala, Romano, Salvadio, e fuori il playmaker titolare Francescatto. Realizzato il secondo tiro libero, 6-4, 64, Anno Fabriano, 7-8, 78, Faga Pescara, più 14, Faga Pescara. Scivola ancora Alfredo Carboni, la situazione è quasi ingiocabile, sembra di giocare su un palazzetto, su uno stadio di occhio su ghiaccio. L'umidità si fa ancora più sentire del solito, vediamo proprio delle chiazze di umidità nel campo. Giornata molto umida oggi a Pescara, una giornata abbastanza brutta. Vediamo che la Faca finora ha avuto un gioco abbastanza meteopatico, nel senso che era stata abbastanza sfortunata nei giorni che ha piovuto, come domenica scorsa. Ha piovuto solo mezz'ora, per quella mezz'ora c'è stato un imbecille che ha portato l'ombrello al palazzetto, l'ombrello che ha usato a terminare la partita. Anche a Udine ricordiamo 35 punti presi, è una giornata molto uggiosa, piova molto quel giorno a Udine. Mentre ripreso il gioco, Alfredo Carboni con la palla, 9 minuti scarsi alla fine della partita, 78 Faca Pescara, 64 Anno Fabriano. Alfredo Carboni marcato uomo da Romano, Antonio Guzzone tira da fuori e sbaglia, rimbalzo offensivo di Luigi Mago che fra tre avversari tira e sbaglia, e rimbalzo, anzi la palla recuperata da Alfredo Carboni, la rigioca l'Anno Fabriano sempre all'uomo, sembra che non passa il giro, lascia da solo Alfredo Carboni per mettere la penetrazione. Buono, dopo molto contatto Israel riesce a evitare che Ernest Wesley realizzi dopo aver ricevuto la palla nell'area di 3 secondi, reclama un contatto fra Ernest Wesley, lotta fra titani fisicamente, tra il numero 15 e il numero 15 della sua formazione. Ricordiamo che questo è anche un derby di cucina, fra l'Anno Fabriano, una cucina tedesca, marchio tedesco, e la Faga Pescara, la cucina primata delle abruzzesi, come andiamo a dire. Giorgio Cecchini, Antonio Guzzone sulla sinistra, tira, subisce un fallo, non realizza, avrà a disposizione due tiri liberi. ...8:17 alla fine della partita, più 14 Faga Pescara, con due tiri dalla netta dalla linea di 4,50 per Antonio Guzzone. 22enne Antonio Guzzone, la sua prima stagione qui a Pescara, cotto il primo tiro libero. Guzzone prima di questo tiro aveva un tiro su tre dalla linea netta pari al 100%. Tonizzino ancora in panchina, gravato di 4 falli, la Faga Pescara non ha mollato niente malgrado
la mancanza del suo cannoniere Principe, che in questo momento rientra in campo, fa gli applausi del pubblico e scende in questione e egregia la sua prestazione atta a non far sentire la mancanza di Tony Zio nel puntato Faca. A 8.14 alla fine del primo tempo rientra Tony Zio, liberato di 4 falli, speriamo non arrivi il quinto in tempi brevi. Romano dalla linea di 3 punti tira e realizza. 68-67 punto Aldo Fabiano, più 12 fa Campescala, situazione ancora più che tranquilla, speriamo la fa Campescala riesca a mantenersi su questi livelli e a questa distanza dall'Aldo Fabiano. Alfredo Carboni buonissimo la sua prova, tira da 2 punti, toccato, deviato, la palla entra, fortunosa la direzione di Alfredo Carboni, impegno premiato dalla fortuna, mentre c'è Marcel che si ricorda di essere nella partita e tira. Ennesimo rimbalzo di Tony Zino che anche questa volta scivola. È una zona abbastanza sfortunata quella per Tony Zino, che è un giocatore che ama andare a prendere i rimbalzi sopra il ferro più che altro che prenderli dopo un tagliafuori. L'opposto a Anders Rosli che taglia fuori e abbracciato da tre giocatori dell'Aldo Fabiano, uno dei quali subisce un fallo, effettua un fallo su Anders Rosli. Vediamo la situazione dei falli. 11 falli fa Campescala, 8 falli Aldo Fabiano, quindi da questo tiro libero, da questo momento scade il bonus dell'Aldo Fabiano, quindi un tiro libero con la possibilità del secondo per Anders Rosley. 7.27 alla fine della partita, 81-67 la situazione, Aldo Fabiano come la fa Campescala prima di questa partita a 4 punti, quindi la vincente andrà a 6 punti. Ricordiamo altre due squadre si affrontano oggi, anch'essa a 4 punti, mentre Rosley sbaglia il primo tiro libero. Le due squadre sono Standard e Gio Calabria, attesa a un grandissimo campionato che fino a questo momento forse è un po' deluso, e la Segafredo Gorizia, formazione che noi affronteremo domenica prossima nella trasferta lunghissima di Gorizia, più di 600 km, speriamo una trasferta più sfortunata di quella che abbiamo effettuato settimane fa, sempre in Friuli, in Col Giulio. Paga il Pescara, ancora più 12, fallo di Sara, il numero 8, su Luigi Magro. Due tiri liberi per Luigi, molto importante mantenere la percentuale dei tiri liberi, mentre c'è l'esordio in questa partita di Andrea Balugani, numero 9, che dà il cambio a Giorgio Cecchini, molto presumibilmente stanco, è la prima volta che esce dalla partita Giorgio Cecchini a 7-1 alla fine del primo tempo. Speriamo che Andrea Balugani non lo faccia rimpiangere, il compito gravoso in teoria quello di marcare per lui, mentre ha realizzato il primo numero di Luigi Magro, gravoso quello di marcare Marcel De Sosa, veramente veramente opaca la sua prestazione oggi, per nostra fortuna, per sfortuna dell'Aldo Fabiano, che ha, vede in lui il cannoniere Principe e in lui sono riposte quasi tutte le speranze di un buon campionato per l'Aldo Fabiano. Lo stesso Marcel tira, sbaglia, vediamo cosa fischia l'arbitro, c'è un fallo a Ernest Wesley, fallo di Ernest Wesley, terzo fallo per Ernesto, due tiri liberi per Marcello Andrade, scusate, per Israele Andrade, quarto fallo per Ernest Wesley. Marcello De Sosa realizza il primo tiro libero. Realizzato anche il secondo tiro libero, 20° punto per Marcel De Sosa, 70° punto per l'Aldo Fabiano, ora in pressing sulla fa Campescala a più 13, 83-70 la situazione. Non c'è molto da fidarsi neanche nell'acciarsi nell'uno contro uno, in quanto la palla è molto scivolosa, il campo è molto scivoloso, quindi azzardare la penetrazione, mentre c'è Zino che si ricorda di tirare e sbaglia. Contatto fra Sale e Magro, il pubblico vicino all'azione reclama un fallo, forse esistente. L'arbitro dà solo una rimessa laterale per la fa Campescala, rimessa laterale effettuata a 6.28 dalla fine da Ernest Wesley. Carboni marcato bene da Romano, riesce a ricevere la palla, la riceve Balugani sotto canestro. Avete visto, una palla pulita che potrebbe essere trasformata. Andrea riesce a tenerla in gioco per miracolo, visto la sua scivolosità. Palla ancora in mano Facca, buon blocco di Tony Zino per Luigi Mago che riceve e tira oltre 4.50 e realizza 85° punto Facca, più 14 Facca a Pescara.
Le scuse potremmo dire, ma manca ancora molto, 6 minuti, può succedere di tutto qui al Palazzo dello Sport di Elettra, anche se la situazione è più che positiva per la Faga Toscana. Sala, primo pallone giocabile per lui, vediamo se realizzerà un buon movimento. Rimbalzo offensivo e difensivo di Balugani, non riesce a aprire fallo di Isberg Andrade. Vediamo un attimo i punteggi perché riguarda la Faga Pescara, 5 punti per Guzzone, 18 per Carboni, 8 per Capisciotti, 13 per Cecchini, 11 per Magro e 21 per Wesley, e 6 per Wesley, scusate, 21 per Zeno. C'è Carboni pressato, perde palla. L'arbitro dice che non ammetterà più che Alfredo Carboni trattenga la palla in questa situazione. 85-71 la situazione, più 14 fa che a Pescara, 5 minuti e mezzo alla fine della partita. L'anno Fabriano in questo momento deve assolutamente reagire, se non reagisce in questo momento non avrà più possibilità di riaguantare la partita, forse in 3 secondi non fischiato. Zino tocca la palla arriva a Carboni, situazione 2 contro 2, penetra a sinistra Carboni e sbaglia Zino! Toni Zino schiaccia, come al solito segue il tappino, tecnico romano, Pit Goccia, allenatore capo dell'Anno Fabriano, come al solito segue il contropiede, Toni Zino come al solito schiaccia due mani e dall'87° punto Faga Pescara, più 16 la situazione. Ci saranno dei tiri liberi, vediamo a chi verranno affidati a Toni Zino i tiri liberi per il tecnico che impara la panchina, lo vedremo subito, sì, tecnico della panchina in quanto i giocatori non affiancano e non mette a Toni Zino, quindi dopo i due tiri liberi Toni Zino per la Faga Pescara avrà ancora la palla. Percentuale tiri liberi Toni Zino pari al 69,6%, quasi il 70% per lui, con un 16/23 prima di questa giornata di campionato, ricordo sesto turno del campionato nazionale di Serie 2. Realizzato anche il secondo tiro libero, la Paca avrà la palla, probabilmente avrà l'ennesima possibilità, se non l'ha già avuta e se non ha già chiusa la partita, per dare il colpo del capo a quest'anno Fabriano che oggi veramente è apparsa abbastanza fuori, diciamo una prestazione che non ci si aspettava sicuramente una squadra forte, più forte di questa. Buona la palla quasi rubata da Marcel. Zino riprende la palla, tira e sbaglia. Magro va per terra, spinto non si sa da chi. Romano con la palla, tira da 3 punti e sbaglia. Un nugolo di mani, la palla mi pare sia dell'Anno Fabriano, così è, toccato da Toni Zino. 4:40 alla fine della partita, 89-71 la situazione. Un bloccone di cui ne sento l'effetto John Cecchini. Toni Zino con la palla, tocca la palla arriva a Magro per Cecchini, la palla da giocare, 89-71, più 18 Faga Pescara, massimo vantaggio della Faga Pescara a 4:24 da fine della partita, anzi no, massimo vantaggio no, perché la Faga a 10:48 aveva anche più 19, alla palla del più 20, ma in questo momento la Faga Pescara. John Cecchini si tuffa a mo' di gatta, non riesce a recuperare la palla, salva Dio, tira e realizza. 73° punto per l'Anno Fabriano. Cecchini si lamenta, forse non è il caso, l'arbitro sta scandendo il tempo che la Faca ha per effettuare la rimessa. Pressing abbastanza fiacco dell'Anno Fabriano che è romano, quasi perse tutta la speranza di aggiudicarsi la partita per l'Anno Fabriano. Alfredo Carboni, Luigi Magro, non tira, gioca la palla, penetra da solo e va a realizzare! Grande Luigi Magro, 91° punto Faca, obiettivo 100 punti a portata della Faga Pescara. Realizza, risponde al canestro di Magro, se lo avvio, realizza il 75° punto Faca, 3:33 alla fine della partita, time out. Situazione falli, 12 falli di squadra Faga Pescara, 11 falli, hanno Fabiano e ambedue squadre hanno terminato il bonus.
diciamo, se non avremo il tempo di dirlo in seguito, le due prossime partite che attenderanno le due formazioni in questo momento in campo, come abbiamo già detto, la Paca andrà a Gorizia contro la Segafredo, oggi impegnata con la Standa. L'Anno Fabriano giocherà in casa contro la Fontenude, una squadra che conosciamo molto bene. È un consiglio, cioè un consiglio veramente da tenere d'occhio la patrulla italiana della Fontoni Udine, che se vede in giornata i suoi tre giocatori più forti, Bettarini, Milani e Solfini, è veramente molto molto forte, a parte i suoi due giocatori, l'americano Kostner e lo jugoslavo Nakic. Questi tre giocatori, tre giocatori italiani, Bettarini, Milani e Solfini, in tre ci hanno fatto 71 punti al Canera di Udine. 35 punti spiegabili anche con una prestazione della FACA, una giornata storta che non si è più ripetuta. Tony Zero, la FACA sta per vincere una partita col massimo punteggio mai effettuato, ricordiamo, massimo punteggio che ha avuto è stato un più 12 con la Martinti, mentre c'è Tony Zero che tira da due punti e sbaglia, e c'è la palla che va, Giorgio Cecchini si butta alla grande, bravissimo, un cuore d'oro veramente Giorgio, non dico che lo bacerei, comunque grandissimo Giorgio Cecchini, si butta per prendere la palla, si butta sulla panchina, sprezzante via rischio, recupera la palla, la paga pesca, una palla che poteva anche essere lasciata andare. Tony Zino tira, tocca il tabellone, toccando il tabellone laterale, la palla è giudicata fuori a termine di regolamento giustamente dagli arbitri. 2:48, partita vinta dalla FACA Pescara, 91-75 la situazione. Fallo di Cecchini, mi pare il terzo, o due o tre tiri liberi a seconda da dove è stato, dove è partito il tentativo di tiro che ha fatto la formazione fabrianese. Facciamo i nostri migliori auguri alla formazione dell'Anno Fabriano per quello che riguarda le prossime partite, cominciando dalla partita in casa con la Fontoni Udine, partita sicuramente che dovrà essere affrontata con uno spirito diverso da questa e soprattutto con una prestazione ben superiore ai 20 punti che ha realizzato Marseille. 20 punti non certo disprezzabili in quanto tali, ma in quanto alle percentuali che hanno portato questi 20 punti all'Anno Fabriano. Secondo tiro libero per Salvadio, aveva detto anche il terzo tiro libero, mi pare, allora il fallo è stato effettuato quando sta per tirare la linea a 3 punti, 2:42 alla fine, 91-77 la situazione. La palla per Giorgio Cecchini, ormai ha perso, diciamo, ogni speranza, l'Anno Fabriano giustamente, per quanto nel basket sia tutto possibile, mi ricordo una finale dei mondiali in Spagna dove la Russia a 50 secondi dalla fine, mentre c'è una palla persa da Paga Pescara, a 50 secondi dalla fine perdeva di 9 punti, quella partita riuscì a portare ai supplementari per poi vincere con la Jugoslavia, partita incredibile. Comunque non mi pare che nell'Anno Fabriano ci sia un certo Sabonis, Comicius e compagnia bella. Comunque Ernest Worsley è a centro area, palla a Tony Zino, Alfredo Carboni fa gli applausi del pubblico, penetra, scarica per Ernest Worsley che realizza e subisce anche un fallo. Fallo del numero 12, Alessandro Boni. Boni è il secondo cannoniere per quello che riguarda la formazione fabrianese, ha 18,6 punti a partita. Secondo cannoniere della Serie 2 per quello che riguarda gli italiani. Sbagliato il tiro libero supplementare per Ernest Worsley, la FACA ferma a 93 punti contro i 78 dell'Anno Fabriano. Palla recuperata da Carboni e rirecuperata da Marcel De Sosa che tira, subisce un fallo da Mago non fischiato. Realizza ugualmente Cecchini per Zino, vediamo la palla dell'Anno Fabriano, azioni molto concitate, un po' di deconcentrazione per la FACA Pescara che vede la partita ormai chiusa per lei a suo favore. Luigi Mago, Giorgio Cecchini, situazione di 3-3, Cecchini giustamente calma il gioco e serve la palla per Alfredo Carboni. Buonissima prestazione di tutti i giocatori della FACA e buonissima prestazione che è venuta anche dalla panchina, a parte Andrea Bidegani che non è riuscito a mettersi in mostra, buonissima prestazione sia di Guzzone che di Capisciotti. Un saluto a Piero Dindelli che sta entrando in questo momento in campo mentre c'è una palla rubata e spinge il contropiede Marcello De Sosa, contropiede solitario realizzato, 83° punto Anno Fabriano, situazione più 9,
attacca a Pescara. Sicuramente i termini della partita più accettabili, la sconfitta che no, sicuramente non spiegherà l'effettivo valore delle due squadre in questa partita. 55 secondi alla fine ed ecco, sicuramente ci sono degli applausi in questo momento da parte del pubblico, perché sulla panca dell'attacco al Pescara, mentre c'è il quinto fallo, vediamo di chi, Alessandro Boni, sta per entrare Piero Dindelli, un citato a grande voce al pubblico, ricordiamo, dopo 8 stagioni nell'attacco al Pescara, sta per entrare in campo, non ha giocato ancora in questa partita, è stato venduto, è già stato concordato la sua cessione in estate, poi c'è stato l'infortunio di Mago al tendine che aveva bloccato la sua cessione, adesso che Mago sta bene è stata definita la cessione al Mocambo Chieti in Serie B2 e quindi questa è stata l'ultima partita con le maglie della Fagan Pescara per Sorrato Dindelli, il nostro Piero Dindelli, una bandiera del basket pescarese per moltissimi anni. Speriamo riuscirà a effettuare il cambio, non è possibile nel basket effettuare il cambio in qualsiasi situazione, devono verificarsi le situazioni particolari tipo una rimessa laterale per la Fagan Pescara. Boni è uscito per 5 falli, come avevamo già detto, Alessandro Boni. Realizzato il primo tiro libero per Luigi Magro. Senti, realizzato anche il secondo, 95esimo punto Faca, più 11, 95-84, solo 54 secondi alla fine della partita. Marcello, ennesima penetrazione sul fondo, fallo di Mario, mi pare il quarto. Ed ecco, approfittando di questa introduzione per i tiri liberi, a 50 secondi dalla fine, un momento molto importante, esce Luigi Magro e entra tra le pagine del pubblico Piero Dindelli. Un saluto da tutti i veri sportivi pescaresi per questo uomo che ci ha dato veramente molto, ha dato molto al basket pescarese in prima persona. 1 più 1 per Marcel De Sosa che realizza il primo tiro libero, 85esimo punto per l'anno Fabriano. Alfredo Carboni con la palla, 40 secondi alla fine, una buona palla per Giorgio Cecchini. La palla è per Piero, vediamo se realizzerà. Realizza! Grande! Il pubblico esplode, ultimi due punti nella faca al Pescara di Piero Dindelli. Se va Dio forse la tre sbaglia. Palla per Romano, la palla della faca al Pescara, 29 secondi alla fine, la faca ha in mano la palla per arrivare a quota 100. Questo è un po' difficile, bisogna realizzare tre punti, comunque non ci interessa. L'importante è aver portato a casa il terzo, la terza vittoria e il sesto punto in classifica. Quasi lasciato da solo, palla per Dindelli che scarica per Cecchini che tira da tre, se va siamo a 100, sbaglia. La palla è dell'Alno Fabiano, 19 secondi alla fine, 97-86 la situazione. Forse c'è stata un'interferenza canestro di Tonizzino, comunque c'è poco di importante, speriamo non si faccia male nessuno. Giorgio Cecchini va a dare una palla a Tonizzino che realizza. Un secondo alla fine, è finita la partita. Risultato finale 99-86 per la Fagan Pescara. Il 17.